arrivata che ero una bambina. Una piccola parte di me si sente ancora quella bambina. Sono cresciuta tantissimo, non soltanto da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista personale come donna. Mi ricordo il primo giorno che sono stato in azienda. Mi avevano dato un indirizzo, mi avevano detto via dell'Atomo 8. Io ho cercato di andare via dell'Atomo 8, ma in realtà mi sono ritrovato in un molo. Poi finalmente ho trovato dove era, sono entrato e non so, ma mi sono trovato in un luogo magico, perché in realtà era una casa nella casa. Io lavoravo a Tokyo, 9 anni, stesso ruolo, designer. Io ho innamorato di Golden Goose, poi ho conosciuto Alessandro Francesca a Tokyo, quando loro viaggiava in Giappone. Innamorato subito a loro, così siamo parlati, siamo d'accordo. Tra 2 mesi sono arrivata a Marghera a lavorare Golden Goose. Il viaggio in Golden Goose è iniziato circa 10 anni fa, un po' casualmente. Parlando con Victor, che già collaborava con il brand, mi disse: hai voglia di provare a lavorare insieme? Facciamo qualche proposta insieme. Io naturalmente accettai e fortunatamente le proposte piacquero e quindi si iniziò in modo molto naturale una collaborazione. Iniziamo con davvero qualche piccola grafica, fino poi col passare degli anni arrivare a definire tutto il branding dei nuovi negozi in giro per il mondo. Con il nostro negozio a Tokyo. Golden dà tanto e pretende anche tanto, ma è diventata anche per questo la mia famiglia. Siamo riusciti a metterci a disposizione di un pensiero che oggettivamente era molto lontano da noi, che eravamo figli della violenza del business, e riuscire a entrare in questo environment fatto di gentilezza, fatto di questo atteggiamento che noi all'inizio prendevamo come naif, ma in realtà poi abbiamo visto in questi 7 anni essere davvero fondamentale per il meccanismo di creazione di qualsiasi cosa, del pensiero finanziario, del pensiero economico, del pensiero creativo, del pensiero di prodotto. Famiglia Golden e amore. Watashitachi Golden Goose wa ai de tsukurarete imasu. Alessandro e Francesca durante tutti i viaggi, vedi, compravano tipo queste, cioè le valigie, tutti i libri, tutti gli accessori. E avevano preso anche a un mercatino questo e mi era piaciuto talmente tanto che me l'ero messo nella scrivania. I momenti più belli personalmente sono legati a voi due. I viaggi che abbiamo fatto insieme. Il cultura giapponesi in Golden molto sono vicini, perché Alessandro Francesca sempre viaggiava a Tokyo. Tokyo in particolare è sempre stata una città di riferimento per Golden Goose. Qui, fin dai primissimi viaggi di ricerca, abbiamo sempre trovato le nostre passioni, come il vintage americano, la street culture. Comunque convivere in una cultura che ha ancora una tradizione artigianale fortissima. I nostri viaggi, le nostre emozioni e cercare di riempire tutto quello che facciamo con le nostre esperienze. È come viaggiare con la propria fidanzata, col proprio fidanzato, e riuscire a cogliere quel momento, farlo tuo e portarlo dentro di te. A noi non piace dire facciamo sneak, no, noi vendiamo storie d'amore. Abbiamo cercato di trasferire questa esperienza di viaggio da personale a un qualcosa che possa comunque essere fruibile per tutti, ed è per questo che abbiamo deciso di creare una travel guide vera e propria, un oggetto che permette veramente di far scoprire alle persone che ci seguono tanti luoghi a noi cari.
Del progetto dei cataloghi è nato da un punto di vista artistico, architettonico, e da lì è nato un pensiero che doveva essere non il catalogo formale della modella, del modello con i capi, cosa, ma anche dargli una connotazione più precisa, più artistica, e questo è stato un successo veramente enorme. Poi abbiamo cominciato a pensare un po' più in grande. Pensare un po' più in grande cosa voleva dire? Pensare anche a dei progetti speciali. Progetti speciali tra cui c'era la Biennale di Venezia. La collaborazione con la Biennale è stata un punto focale di Golden. Noi collaboravamo già l'anno prima con la Biennale di Architettura. Con la Biennale d'Arte, sempre essere supporter, è stata fatta anche in collaborazione con questa ragazza che si chiama Jacqueline Miron, che lei era un amante di Golden, una fans di Golden, dai primi tempi. Molto difficile, perché poi far capire a quelli dell'arte di entrare con un progetto di una t-shirt, di una scarpa, di un giubbotto, per dirti, non è così facile. Breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. Il principio fondamentale di guardaroba di Golden è l'intercambiabilità degli armadi, quindi l'uomo che pesca l'armadio della donna e viceversa. Questo è fantastico, no? Lo voglio anch'io. Metti in fila. È da donna, però secondo me ci sta. In questo modo si possono creare dei look che sono molto, molto comunicativi, molto espressivi, perché comunque ci vuole personalità per portare dei capi di un'altra, diciamo, di un altro gender, diciamo, con disinvoltura. E allo stesso tempo è il divertimento di giocare ognuno con i capi dell'altro, c'è molta comunicazione, diciamo, tra i due armadi. Trying to grind your teeth, dreaming to touch my style. Lo stile Golden è fatto di piccoli dettagli. Un capo Golden per me è un capo da scoprire, un capo da aprire e da esplorare. Puoi prendere, Anna, quelle prove di... Le prove sì, delle borchie. Della borchia martellata. Qua è carino anche che sotto sia staccata la foto. Okay. L'unicità dei capi Golden è caratterizzata proprio dal fatto che ogni capo è toccato da un artigiano, quindi i nostri fornitori cercano di dare un senso unico e univoco al capo, e in questo modo ogni capo è chiaramente diverso l'uno dall'altro. Voi sapete che la Superstar nasce in realtà per caso, non per sbaglio, ma per caso. Serviva un complemento al look di Golden Goose, che si focalizzava su Los Angeles.
Nel loro viaggio Alessandro e Francesca nella Bull di Venice Beach, dove tutti quanti gli skater vanno a skateare, si illuminarono e decisero di mettere sotto il loro look un qualcosa che fosse una sneaker vissuta, quel concetto live-in che noi abbiamo sulle scarpe. I capi iconici di Golden, quindi i capi che ci portiamo dietro dall'inizio, sono senza tempo, sono timeless, quindi danno la possibilità ogni stagione di essere reinterpretati aggiungendogli i capi di stagione, eccetera, e quindi prendere vita ogni volta creando sempre dei look nuovi. Io la tua di denim con la scrittina sul polso. Esatto, poi questa si immaginavano, questo viaggio in Scozia dove andavano a fare cerca i tessuti e scrivevano one of one, però non era per chi lo vedeva, era per te, quindi tu lo vedi, sì. Tu non lo vedi. Chi... Sono come le scritte che facevano a rovescio, sì, sulle magliette. E vedi poi il tema con la spalla, le sono immaginati che uno si attaccasse i bottoni ogni volta che trova qualcosa interessante e portarselo a casa. E quando arriva la collezione io lo so perché quasi sempre mi metto a piangere, una roba un po'... emozionale. Sì, romantica, ma lo faccio perché penso al lavoro che c'è dietro a partire da Silvio, a te, e tutti i ragazzi comunque lavorano nella parte creativa, supporto, finanza, perché è un lavoro di equip, non è un lavoro solo dei creativi, è un lavoro che nasce dall'essere assieme. Fare l'incontrario di quello che fanno gli altri. Creare un rapporto tra la Golden e gli artigiani che lavorano per amplificare la visione di Golden è fondamentale, secondo me. Anzi, forse probabilmente senza questo rapporto Golden Goose non sarebbe quello che è oggi come oggi. E la cosa più interessante è che non si va mai dall'artigiano per fare la cosa giusta, si va sempre dall'artigiano per cercare di fare la cosa sbagliata, perché è dalle cose sbagliate, dagli errori, che si genera un'alchimia unica. Sono realista, hai capito? Cioè, nel senso che da nuova te faccio vecchia, ma da vecchia fatti. Da vecchia falla ancora più vecchia, più vecchia, vecchia vera devi fare. È una vecchia vera. Nelle scarpe cerco di dargli un sapore unico, una identità, gli trasmetto la mia esperienza, trasmetto il mio carattere, il mio umore e cerco di dargli un'anima. Questo è la prima giacca in assoluto che ho fatto per Golden Goose. Questa è una pelle di vitello rovesciata, cioè andrebbe fatta, cioè la pelle sua originale, cioè che usano tutti, e questa parte qua che è il fiore. Non sono normale io con la testa, aveva capito che uno, gli serviva uno che non è normale con la testa, e quindi di conseguenza era una sfida. Lui sfidava me, io sfidavo lui. Lui sfidava me per vedere se riusciva a farlo e io sfidavo lui per fargli vedere che riusciva a farlo. Se tu hai una giacca vecchia devi capire perché è diventata così. Là ci pensi, ci ragioni, se dopo effettivamente devi avere un po' di manualità. Sui nuovi modelli cerco di darle delle identità in contemporanea, diciamo, agli abbinamenti di materiali e ai colori. Cerco di dargli quell'usura reale. Prendo oggetti anche nuovi, gli do un'anima, li rendo vintage. Poi prendo gli skate, che è un oggetto che rappresenta Golden, gli do un'anima, la stessa anima che hanno le scarpe. L'imperfezione è l'anima che io do all'oggetto che lo rende perfetto. La perfect imperfection per noi umani, per noi della Golden Goose, alla fine è quello che ci rende unici. Qualcosa che va al di là dell'oggetto stesso, al di là del prodotto. È non avere paura di provare altre cose, è sempre anima libera e cervello libera. La facoltà che solo noi umani abbiamo di sbagliare è effettivamente l'arma che ci permette di creare unicità in un futuro che sembra essere sempre più standardizzato. Dear Golden,
Per me rappresenti una bellissima storia d'amore dove il romanticismo e la passione si Golden Goose is everything that I was taught to represent as a human being. Love, value, and thank you for being part of my life journey. Keep loving, keep creating, and keep touching everyone in your very unique way. And I really felt the intimate feeling of freedom. Dear Golden, fino ad oggi ho camminato, da quando ho le Golden Goose mi sembra di volare. You are a precious thing, a beautiful golden gem. I love every minute that I have known you. You came into my life suddenly. 在我眼里你是一位收藏者，你收藏了很多城市和乡野的风景，你收藏了很多人的经历，很多情绪，你喜欢收藏那些完美的、不完美的，但都真实的瞬间。Dear Golden, I'm sending my big congratulations on your 20th anniversary. Have a message for you. Stay golden. You've really changed my life forever. This is my baby. This is my first baby. This is where everything began, where everything started. What I wanted to do, what I started doing, that then it's very aligned, you know, with our brand and stuff. It's to really create that authentic relationship. No problem. Haha. Did you enjoy? What did you get? First pair. Congratulations. Welcome to the family. In questo periodo. L'azienda qua in America, che è una cosa rarissima, non ha lasciato a casa nessuno. Hi, this is Olivia from Seoul. I want to introduce you to Golden Goose Korea. So, I'm outside actually, outside our Seoul flagship right now. And now we're going into the Seoul flagship where you can see behind. Se tu pensi comunque quanto sia bello il fatto che abbiamo sia quell'aspetto giapponese dell'inclusività, della morigeratezza comunque dell'architettura, sia quell'aspetto californiano nel riuscire a mantenere l'aspetto raw, no? dei materiali, diciamo, di costruzione, il cemento, il ferro, via dicendo, lo trovo davvero eccezionale. Allora, adesso abbiamo praticamente posizionato tutta la carpenteria metallica che creerà il nostro patio, all'interno del quale si svilupperanno poi tutti gli uffici, quindi tutta la famiglia si posizionerà intorno a questo nucleo centrale. Nel nostro futuro abbiamo pensato anche di inserire tutta una serie di progetti. Ci piace l'idea che comunque anche il cliente nel suo piccolo riesca a intervenire con noi e aggiungere qualche cosa. Quindi abbiamo inserito all'interno della collezione dei capi che possono essere completati a casa dalla singola persona. Quello che dobbiamo cercare di fare in qualche modo è anche evolvere la maniera in cui noi vediamo le cose. La sostenibilità per noi diventa una missione primaria. Però non la possiamo fare come lo fanno tutti gli altri. Golden Goose racconta qualcosa di romantico, no? In qualche modo. Ed è per questo che anche tutto quello che è lo scarto dell'orlatura messo all'interno di un prodotto diventa quasi un film, no? Di quello che noi facciamo. Oggi lo possiamo raccontare in una maniera molto più naturale e semplice, no? Questa è veramente una carezza dal futuro. To me, the future of Golden Goose is to continue a stronger brand story. And I want people in Seoul to understand that owning a pair of Golden Goose is not just a couple of sneakers, but it's actually building a memory of their own from what they wear every day.
Questo è un momento molto importante per la nostra azienda. Sono passati 20 anni e abbiamo deciso di celebrare tutte le persone che fanno parte di Golden in un libro. Un libro che possa raccontare tutte le emozioni, le esperienze, tutto quello che è stato fatto in questi anni, ma soprattutto un punto di partenza per un futuro ancora più grande. Cavolo quanto sono fortunato, cavolo che miracolo di essere riuscito ad avere questa fortuna di essere circondato da tutto un environment, dal primo all'ultimo, che incredibilmente mi riesce a dare tantissimo. E se penso a quanto penso e credo e spero di poter dare ancora in futuro a questa azienda, lo farò sempre per questa naturale e genuina capacità del nostro environment di restituirti qualcosa. E per me, vi assicuro, a partire da voi fino a ognuna delle persone che mi ha dato uno sguardo, mi ha offerto un caffè, con il quale abbiamo fatto un viaggio, mi ha davvero aiutato e ispirato tantissimo. Questa è la mia immagine ricorrente e non sarò mai grato abbastanza a tutti quanti voi.